Vi capita mai, mentre state creando un lungo itinerario su Google Maps, di raggiungere il limite massimo di 10 tappe, ma di voler comunque aggiungere altre tappe senza dover fare un altro link? Bene, in questo video vi farò vedere come avere un itinerario di praticamente infinite tappe. Una volta raggiunto questo limite, non mi basterà che andare nella barra degli indirizzi e raggiungere la chiocciola con le coordinate. Aggiungete prima della chiocciola uno slash e premete invio. Questo vi permetterà di aggiungere una tappa all'interno del vostro itinerario. In questo modo potrete scrivere il nome della tappa oppure cliccarla sullo schermo per poterla aggiungere all'itinerario. Se volete aggiungere più di una tappa per volta, vi basterà andare ancora prima della chiocciola e digitare tanti slash per quante tappe volete aggiungere. In questo modo però non potrete pigiare direttamente su una destinazione, ma dovrete scrivere tutti i nomi delle destinazioni che volete aggiungere senza premere invio, altrimenti questo eliminerà tutte le tappe che non sono state compilate. Grazie mille per aver guardato, come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi se non siete iscritti per non perdervi i prossimi viaggi. Ciao!